Di ieri nella giornata di oggi è emersa da parte delle forze politiche la disponibilità comune a procedere con un confronto sui temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi. Per questo ho promosso l'avvio di questo confronto nella mattinata di domani qui a Montecitorio. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Si conclude la seconda giornata di consultazioni, ma a Montecitorio i colloqui continuano. Appuntamento a domani mattina con le forze politiche per discutere di programmi e trovare una sintesi. Questo è l'obiettivo del Presidente della Camera che entro la giornata di martedì deve consegnare al Capo dello Stato il risultato della sua missione. E di fronte a Mattarella l'esploratore Fico non si vuole presentare a mani vuote. Meglio un accordo di massima sui programmi che niente, sebbene sul nome di Conte non ci sia ancora intesa. Nel secondo giorno di consultazione alla Camera, protagonisti anche i cosiddetti gruppi minori, dagli europeisti Mai e Centro Democratico, l'ultimo nato al Senato, ai gruppi misti. Da tutti, anche se con accenti diversi, il sostegno al Conte Ter. Noi siamo per un governo politico guidato da Giuseppe Conte che riteniamo il punto di equilibrio possibile in questo finale di legislatura. E nulla vieta, nell'esperienza della vicenda politica italiana, che sia un programma condiviso, scritto da parte delle forze politiche che dovessero sostenere il prossimo governo. Come è sempre stato, che l'indicazione su Conte non è separabile dai contenuti programmatici.